Geometria di base. Buongiorno, sono la professoressa Squadri. Vi parlo di geometria. Punto, retta e piano sono gli elementi primitivi della geometria e l'insieme di tutti i punti si chiama spazio. Indichiamo abitualmente i punti con lettere maiuscole. Indichiamo le rette con lettere minuscole A, B, C, oppure con due maiuscole AB, CD affiancate, che indicano due punti per cui la retta passa. I piani con lettere dell'alfabeto greco alfa, beta, gamma, delta. Le rette. Nello spazio esistono infinite rette. Per ogni coppia di punti distinti A e B esiste una e una sola retta che passa per essi. Ogni retta è costituita da infiniti punti. Date due rette distinte A e D dello spazio, si presentano due eventualità. 1. Hanno un solo punto in comune. Si dice allora che A e D sono incidenti in A. 2. Non hanno punti in comune. Si dicono allora parallele. Proprietà lineari della retta. Si può immaginare una retta come percorsa da un punto che si muove in due versi o sensi uno opposto all'altro. Quando si sceglie il verso in cui si muove la retta, questo è chiamato positivo, l'opposto è negativo. La retta si dice orientata e si usa una freccia per indicare il verso positivo. Semirette e segmenti. In una retta orientata a R, un punto qualsiasi O genera due semirette, una che precede, l'altra che segue il punto. La semiretta che segue il punto O e che si muove in direzione della freccia è positiva, l'altra è negativa. In una retta orientata R uguale a B si chiama segmento l'insieme dei punti A e B e dei punti della retta orientata compresi tra A e B. Due segmenti si dicono isometrici quando uno è sovrapponibile all'altro. Definizione di angolo. Si chiama angolo ciascuna delle due parti in cui un piano è diviso da due semirette aventi la stessa origine. Per indicare un angolo di lati OA e OB si usa scrivere AOB. Angolo convesso e concavo. Un angolo si dice convesso quando non contiene al suo interno i prolungamenti dei lati. Concavo quando invece li contiene. Un angolo si dice piatto se i suoi lati sono semirette opposte. Giro se i suoi lati sono semirette coincidenti. Nullo quando i suoi lati sono coincidenti e non hanno alcun punto all'interno. Angoli particolari. Si chiama angolo retto la metà di un angolo piatto. Si chiama acuto l'angolo minore di un angolo retto. Si dice ottuso un angolo maggiore di un angolo retto e minore di un angolo piatto. Due angoli si dicono complementari se la loro somma è un angolo retto. Due angoli si dicono supplementari se la loro somma è un angolo piatto. Poligonali e poligoni.
Si chiama spezzata una figura formata da segmenti consecutivi. I segmenti che la compongono si chiamano lati e i loro estremi vertici della spezzata. Una spezzata si dice chiusa se il primo vertice coincide con l'ultimo. Ogni spezzata chiusa si definisce poligonale. Una poligonale che ha punti interni in comune si dice intrecciata. Si chiama poligono la figura formata da una poligonale semplice e dalla parte di piano da essa limitata. Un poligono si dice convesso se rimane dalla stessa parte rispetto alla retta di ogni suo lato. Un poligono si dice concavo se il prolungamento di qualche suo lato taglia il poligono stesso. I triangoli. Il triangolo è la parte di piano delimitata da tre punti A, B, C, non allineati e dai segmenti che li congiungono a due. Un triangolo con riferimento ai lati si chiama scaleno, i tre lati sono disuguali, isoscele, due lati sono isometrici, equilatero, i tre lati sono isometrici. Un triangolo con riferimento agli angoli si dice acutangolo, i tre angoli sono acuti. Rettangolo, un angolo è retto. Ottusangolo, un angolo è ottuso. Altezze e ortocentro di un triangolo. Il segmento perpendicolare AK condotto dal vertice al lato BC si chiama altezza del triangolo. BC si chiama base del triangolo e il punto K si dice piede dell'altezza. Le tre altezze di un triangolo si incontrano in un medesimo punto, detto ortocentro del triangolo. Mediane e baricentro di un triangolo. Si chiama mediana di un triangolo relativa ad un lato il segmento che congiunge il punto medio del lato con il vertice opposto. Le tre mediane di un triangolo si incontrano in un medesimo punto G, detto baricentro del triangolo. Ogni mediana si divide in due segmenti, di cui quello che termina al vertice è doppio dell'altro. Bisettrice ed in centro di un triangolo. In un triangolo il segmento di bisettrice di un angolo, compreso tra il vertice dell'angolo e il lato opposto, si dice bisettrice relativa a quell'angolo. Le tre bisettrici si incontrano in un punto I, detto incentro del triangolo. L'incentro I di un triangolo ha uguale distanza dai tre lati. Assi e circocentro di un triangolo. Si chiama asse di un triangolo, relativo a un suo lato, la perpendicolare al lato nel suo punto medio. I tre assi di un triangolo si incontrano in un medesimo punto, detto circocentro. Il circocentro di un triangolo ha uguale distanza dai tre vertici.